Quanto mi piace fare la intro con questa musica incredibile. Comunque, buon godere e bentornati, incredibile, su Elden Ring. Mamma mia ragazzi, questo è il terzo video che faccio di Elden Ring, che voi probabilmente vedrete con calma durante le settimane di marzo, secondo sempre il mio calendario Sius. Però devo dire che queste giornate focus su un qualche cosa di specifico sono andate molto bene. Quella di Palworld, ho fatto 4 episodi di Palworld in un giorno. Giornate di Elden Ring ne ho fatti 3, e quelli di Elden Ring sono più pesanti di quelli di Palworld. Lo scorso episodio è stato abbastanza sus, perché all'inizio avevo detto che non vi avrei fatto un episodio di esplorazione di Gran Tempesta, e poi alla fine abbiamo esplorato insieme Gran Tempesta. Ci manca di trovare il Cavaliere del Crogiolo, che io tuttora non mi ricordo dov'è. Io vi ricordo sempre ragazzi che sto registrando questo video lo stesso giorno dei 2 episodi precedenti, e sì, se mi vedete appiccicato allo schermo più del previsto è perché appunto ho il filo del controllo veramente basso e non ne ho trovato un altro disponibile. Quindi per un po', quando gioco ad Elden Ring, sarò appiccicato alla telecamera oppure sdraiato indietro, perché ho la sedia anche sfondata di tutto questo. Mi direte: perché non ti compri una sedia nuova? Non me la posso comprare ragazzi. In maniera godosa posso dirvi che purtroppo non me la posso permettere adesso, una sedia da gaming, e vedremo in futuro. Per come sono fatto io, mi faccio i conti per qualsiasi cosa. Sto cercando di mettermi qualcosina da parte per magari qualche giochino futuro, tipo Lies of P, che costa ancora 60 euro. Quindi ci vorrà un po' per la sedia nuova, però intanto per adesso ci ho messo un cuscino godoso sotto, quindi dovrebbe funzionare. Comunque, attiviamo il timer. Sus è qui presente, che mi guarda malissimo. No, sta cadendo Sus. Vi faccio vedere quanto è bello Sus. È timido, non parla mai, però ve lo faccio vedere. Come vedete, Sus è sempre presente qui con noi. Allora, io vorrei andare subito alla tavola rotonda per vedere se la nostra Roderica ha deciso di mettersi a lavorare. E no, è ancora qui a parlare. Non gli avevo detto il messaggio. Mannaggia, ecco perché non si è attivata l'altra volta. Qui abbiamo detto che lo sbloccheremo in un altro momento, perché tanto non droppava cose interessanti. Ho parlato con tutti gli NPC off camera. Yura, tra l'altro, dovrebbe stare tipo qua. Allora, andiamo un attimo da Patches, no? Eccola qua, compriamola perché, sai no. Questi io una volta li ho comprati pensando che potessero andare bene per la missione di fare, ma non servono a niente. Ci compriamo il pugnale da parata? Che dite? Vabbè, compriamo il pugnale da parata. Vediamo se mi viene in mente dov'era il cavaliere del crogiolo. Non mi ricordo come si cadeva là sotto. Mi pare che più o meno abbiamo preso tutti i tesori di questo posto. Mi pare che c'è uno scudo da qualche parte. Ah no, c'è un talismano che mi sono perso sicuramente, che mi pare che è qui in cima. Quasi quasi lo andremo a prendere adesso. Come ho fatto a mancarlo secondo voi ragazzi? Ok. Morirai soffrendo, fratello. Lì c'è un uccellaccio cattivo, mi ricordo. Da qualche parte si saliva, mi pare, e si prendeva un talismano intrigante. Ecco. Che soddisfazione. Questi uccellacci sono veramente sonnellina a gambe incrociate. Vabbè. Non so se questo è il migliore Legacy Dungeon, ma è sicuramente tra i migliori questo qui. È sinceramente divertente da esplorare. Poi magari, ripeto, voi lo saprete a memoria chissà quante volte l'avete fatto. Pure io l'ho fatto un tot di volte, però è più di un anno e mezzo che non lo faccio, quindi molte cose non me le ricordo. C'hanno il suo calcetto sti cosi. Vabbè. Ah, sono in due, infami. No. Ok. Basta, l'ho presa una. Talismano artiglio, perché è utile pure per noi, però per adesso non lo metterei. Allora, sto cercando di capire se mi sto dimenticando delle strade sus. Mi dispiace Gennaro. Già, questa è la giusta fine. Giocare col controller è un'altra cosa. Già. Sorpresa. Ah, è vero, qui c'era quest'area qui. Ma lo so, ce n'è una alle mie spalle, l'ho visto. Devo eliminare. Ok, fratello. No, non ti farò fare i tuoi incantesimi su. Quello è lo stesso tipo che si trova nelle catacombe. A questo punto esploriamo la zona lì. Tanto abbiamo l'arco, quindi possiamo distruggere questi infami. Lì che c'era un'arma, mi pare. Possibile che c'era una balestra? Poi deve morire quello laggiù, assolutamente. Ragazzi. Peccato, ci ho sperato. Morto? Ok, bene. Ok, molto bene. Prendiamo Trina. Chissà nel DLC cosa troveremo. Mi devi morire alla velocità della luce. Perfetto. Arbalestra, ok, perfetto. Mi ricordavo c'era qualcosa. Sto cercando di ricordarmi dove potrebbe essere il punto per cadere dal cavaliere del crogiolo, ma non me lo ricordo proprio. È venuto un attimo un'idea. Forse era qui.
qui, mi sa. Guardalo, eccolo. Da qui ci si andava. Vedete, ragazzi, ci ho messo un po', però è tornato un barlume di godo. Ok. Questo c'era lo scudo, infatti. Poi non mi ricordavo che crollava da qualche parte. Ah, qui sotto, vedete. Ah, è qua sotto. No. Ok. Qui c'era il nostro amico cavaliere del crogiolo. Beh, più o meno è identico a quell'altro che ho già affrontato, quindi. Con molta calma uccideremo questa creatura infernale. Sì. Non credo. Sì, lo so, lo potrei distruggere se usassi le dual, ma non me la sento contro sta cosa. No. Non credo proprio. Oh, mi spiace, andrò prudente con te. Andrò molto prudente. Sì. Già. Com'è giocare con una persona che usa il controller? Già, è diverso, che dici? Io vi risparmio, ragazzi, le volte che... Infatti non le avete viste le volte che lui mi ha ucciso. Quando ero mouse e tastiera. Voi non avete idea. Non tante, però. Ho sempre amato il range di quell'affare. Ah, già me lo fa. Tra l'altro nel DLC potremmo finalmente prendere le alette da pollo? Che dite? No, dai. Era una buona idea. Questa è una buona idea. Già. Non credo proprio. Dai, dai. Compra. Peccato che non può cadere di sotto. E adesso lo uccideremo con un attacco in salto. Yes. Non è andata. Ok. Perfetto. Molto bene. Finalmente lei si è messa a lavorare, brava ragazza. Non so se potenziare gli scheletri, lo sai, però forse per adesso non conviene. Tanto contro Godric verranno distrutti, quindi. Adesso incontreremo un altro personaggio veramente... Ma se io facessi una cosa molto extreme, tipo una palla di fuoco incredibile, secondo voi? Vabbè, le palle di fuoco sono molto utili. Peccati questo. Peccato. Ciao ciao. No, no, questi devono morire subito perché, ripeto, sono veramente fastidiosi. E tu pure devi morire. No. Eccola qua. Hai combattuto con loro. Ahimè, per la persona sbagliata. Ebbè. Buongiorno Mira. Come sta Michele? Già. Mi aiuti, cara? Va bene, mi dovrebbe aiutare, più o meno. Ma in fondo a noi ammazzare un gigante, cosa ci cambia la vita? Niente. Ecco, perfetto. Questa piccola area qui, non mi ricordo, c'erano dei segreti sus qua, a parte i vasi. Ok. Ma era un elbow drop quello. Tra l'altro, come? Vabbè, non ho parole. Attacco in salto incredibile! Ah, beh, ok. Ok. Non dovrebbero droppare cervelli, infatti. Sì, alla fine ce lo siamo esplorato tutto con la tempesta. Avevo detto che vi avrei evitato un'esplorazione che magari conoscete a memoria, però spero di avervi fatto divertire un pochino con questa esplorazione di Gran Tempesta sus. Io direi che è il momento. Nepelilu, la nostra Mira 2.0. È il momento di affrontare Godric. Sus, hai qualcosa da dire su Godric? Caro Godric, preparati ad affrontare un sus. Ma veramente così sus. Che mamma mia. Senti Capra, mi fai vedere un po' Nefeli. Fammela un po' vedere Nefeli, fammi vedere Nefeli. Vuoi salutare Nefeli? Eccola. Ciao Nefeli. Mamma mia, che brava ragazza. Forza, andate a distruggere l'innestato. Che sai dove te le metto tutte quelle braccetta? Che dite? Pronto? Vai. It's Godric time. Rivediamoci assolutamente una delle intro più belle del gioco. Vai, che spettacolo. Eccolo qua. Well. Troppo bello. Well. T'ho detto, me lo ricordavo. Well. Con le sue zampette. Guardalo. Tarnish. Playing as a lord. I command you. I command you.
Dio, ha vibrato il controllo. The Lord of all the Stone. Vabbè, come primo colpo ci può stare, dai. Che spettacolo. Ah, vabbè, non ho evocato gli scheletri, vabbè, perché mi pare esagerato, evoca pure gli scheletri, dai. La musica. Volevo baffarli. Nefeli sta per morire. Ok. Tra l'altro Redo credo debba sopravvivere. Non sta andando molto bene. No, aspetta, no! Ne voglio fare il riposo su questo, vabbè. Da quando fa danno il... Ah beh, certo, da una sciata per terra, giustamente. Vabbè, rivediamola questa che è incredibile. Io spero che nel DLC ci siano delle cinematiche così possenti. Veramente incredibile. Truest of Dragons. Il più nobile del dragon. Incredibile. Wow. Che spettacolo. Che poi quello mi pare che è un drago random, non è che è un drago speciale, cioè è tipo una guild dei poveri, no? Ok, ok, poteva andare tutto male. Ma ammazza, mi piace che riesco a bere nei momenti migliori. Che fate, ci riprovo? È morta. Io adesso però non so. Nel senso, se mi muore la tipa, cioè è la stessa cosa? Oppure ho perso la missione? Perché ha detto io lo rifaccio. Ma non me lo ricordo. Vabbè, oddio, in realtà no, perché pure Margit non è morto. Lo rifacciamo, perfetto, ok. Non mi ricordavo minimamente avesse l'attacco a aspirapolvere. Ah, l'ha fatto due volte attaccato. Ah, ma tre volte di seguito l'ha fatto? Ah no, questo è l'attacco sus. Vabbè, questo l'abbiamo vista. Posso schiare in mezzo al fuoco? Dividiamo. Ok. Va bene. A sto giro Nefeli sta molto meglio. Guardate, vivo pure uno scheletro adesso. Vai, adesso l'abbiamo bugato. No, dai, di nuovo attacco a aspirapolvere. Eh no, dai. Ok. Ciao. Magari mi ricordo male io che in realtà basta che la tipa combatte con te, non c'è bisogno che sopravvive. 20 a vitalità per un po', poi non la toccheremo. Ah, lui subito veniva qui? Spettacolare questa cosa. Già. Acquista. Sono tutte cose inutili. Forse il chest. Ci compriamo, vabbè, lo scudino. Qui ci andiamo next time. A questo punto vediamo se riusciamo a arrivare a sbloccare la runa di Godric. Tra l'altro quella è una labarda, mi piacerebbe dropparla da sti cosi però. Ragazzi miei, io vorrei evitarvi con tutto il cuore. Ricordo male, c'era un elmetto a scarabeo da queste parti sus. Ti prego, fai coraggione. No, invece non so. Ah, è là sotto, aspetta un po'. Era questo? Dai che me lo ricordo che c'era un elmetto a scarabeo, su.
Eccolo, dai, che ho ragione. Bellissimo, fantastico, me lo ricordavo. Mi piace che si stanno ammazzando da soli, è una cosa positiva. Sì, 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 corri, corri, veloce, 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 veloce. Via, 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 via. Ok, roba da JoJo, veramente. Questa è quella di Radahn, fanno i migliori, mi sa, alla fine della fiera. Questo mi pare che ti aumentava di 15 livelli tutto. Quella di Radahn invece che era forza, stamina, peso trasportabile in percentuale, forse. E poi tra l'altro quella di Radahn è l'unica che c'ha il boss segreto sotto, no? Penso che la trilogia di Gran Tempesta si possa concludere qua. Eccoci qua. In generale la trilogia Gran Tempesta ha avuto successo alla fine, ripeto, non volevo farci neanche un video, volevo farci un video solo su Gran Tempesta, ce ne ho fatti tre. Va bene così, è un ricordo che volevo avere sul canale, in fondo questa è la prima run. Se mai in futuro farò altre run su Elden Ring saranno molto più sintetiche, farò vedere magari le parti senza e poi magari un giorno se faremo le mod, allora lì la cosa cambia. Però un'esplorazione di Gran Tempesta ci sta, mi sono divertito, ripeto, non lo toccavo da veramente tanto tempo, quindi sono contento così. Ragazzi, io direi che è ora della benedizione di Godo, che tra l'altro in tutti gli altri episodi me la sono scordata, pensate voi quanto sono tontolone. Credo secondo voi prossima volta cominceremo a esplorare Svolkrid Sud, vi farò vedere un episodio, prometto. Esploreremo il castello, prenderemo lo spadone gigante, poi off camera mi farò qualche altro giretto, tanto per mandare avanti le storyline e recuperare alcune Ashes of War. Ci vediamo alla prossima e ovviamente godo per tutti.